Una correlazione tra ondate pandemiche e tracce di Covid nelle acque reflue. Lo certifica il monitoraggio sulla rete fognaria della nostra regione. In questa prima fase i dati raccolti non sono sufficienti per analizzare eventuali picchi anomali nei singoli territori. Quel che è certo è che il monitoraggio potrebbe trasformarsi in una fondamentale sentinella sull'andamento della pandemia. Questi segnali virali possono essere identificati e quindi noi possiamo sapere dalla concentrazione quante persone sono effettivamente positive nel nostro caso al Covid e quindi dall'andamento di questo segnale virale nella fognatura sapere l'andamento complessivo. Un progetto pilota, quello toscano, che ha ricevuto anche il plauso dell'Istituto Superiore di Sanità, realizzato grazie alla collaborazione dell'autorità idrica toscana. Abbiamo giocato di squadra, nel senso che tutti i gestori della Toscana hanno messo a disposizione le proprie reti, le proprie conoscenze e lo metteranno ancora di più nel futuro, perché queste reti vanno anche modellate, bisogna fare dei passi successivi di approfondimento di questi sistemi di monitoraggio per dare un contributo ad avere un'allerta precoce della diffusione di questa pandemia. Il progetto punta a diventare sistema, una risorsa in grado di far suonare l'allarme quando, ci auguriamo presto, la fine dell'emergenza porterà alla diminuzione del numero di tamponi analizzati.